Good morning guys, guardate che bel centro paesino in cui siamo, non mi ricordo il nome, ora lo chiediamo a Fabio, eccola. Siero, provincia di Vicenza. Grazie, siamo nel Vicentino e siccome io sono sempre lo scrivo tutto, che giro facciamo oggi? Altopiano, zona Lavarone e poi si torna per la Val d'Astico e poi torniamo verso casa, niente di speciale ma un giretto divertente. Per me nuovo, quindi qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, il solito Road King Stage 2. Stage 2, che quando apre gara faccio ciao ciao e la mia noise che già la conoscete. Ora andiamo in direzione di là. Di là. Ecco, per appunto, verso quel bel Montarozzo. Quindi ora monto tutto e ci vediamo per strada. Ok ragazzi, prime curve, si sente dalla mia voce che sono emozionato? Sì, vero? Perché lo sono. Iniziamo subito con questo panorama intorno. Oh mio Dio, oddio, ma dai, oggi sarà un giorno a dire Madonna mia che spettacolo, già lo so. Grazie Fabio per questo giro bellissimo. Oh santi Dio, quanto siamo alti, che spettacolo che è. Faccio fatica ad alzando la testa a vedere la cima. Bestiale. Guardando il trailer che sto vivendo in questo momento con questa strada del giro di oggi, sono già estasiato, sono già entusiasta, rilassato. E ora silenzio. La natura parla. Questa strada così buia e lunga sembra quasi un calvario, come se per raggiungere questo luogo dovessi espiare le tue colpe. Mi dà un po' questa sensazione, bella perché sono in mezzo alla natura, però anche un po' di disagio. Perché attualmente essere qui in questa trincea, perché questa ragazzi era una trincea a tutti gli effetti, non è che è stata fatta all'occasione, è vera, scavata, dice giustamente Fabio, nella roccia, ragazzi è devastante, pensate che qui c'era gente che si nascondeva, che se usciva fuori veniva fucilata, cioè calpestare qui, chissà quanta gente qui c'è morta. E mi raccontava Fabio che ai tempi della prima guerra mondiale qui sotto gli austriaci scavarono una galleria che venne riempita di tritolo e poi fatta esplodere, e quindi tutti i militari che erano qui sopra, italiani, boom, esatto, che probabilmente entravano per dormire, per riposarsi, proteggersi dalle intemperie, per darsi il cambio, mentre questo è il santuario per le 1000 persone che sono morte qua. Oh, facciamo scappure qui, attiriamo, Come faccio a capire che quei bambini erano affascinati dalla mia noise? Tutte queste impronte qui sotto non sono mie, sono dei bambini. Bravi ragazzi, crescete bene. Infatti mi chiedevano di che cilindrata è, ma gli scarichi come sono? Ci fa sentire il sound. Bravi ragazzi, crescete bene, bravi. Che spettacolo è! Madonna che strada fantastica! Ho accelerato un po'. Ma ci voleva! Ora andiamo di qua a Folgaria, giusto? Per Malgazzonta!
Ragazzi, ma il passo Coe? Ma io questo l'ho fatto all'incontrario. Cacchio, io mi fermai qui. Oh, il passo Coe, quando andai da Rovereto a Vicenza. No, non l'avevo riconosciuto perché l'ho fatto all'incontrario. Porca, che tuffo nel passato di 4 anni fa quasi. Che spettacolo. Bello. E ora un buon panino in compagnia con visuale. E sì, ti faccio mangiare. Ho detto, ho rotto il cazzo. Ok, noi ci vediamo dopo in moto. Ed eccoci di nuovo per strada, a pancia piena, tutto funziona meglio. Ma che bello deve essere girare per queste strade con una 500, ragazzi. Proprio lo slow tour più bello che tu possa fare in quattro ruote con una 500. Bellissimo. Poi questa colazione che è senape, è bellissima. Scusatemi, ancora oggi non ho fatto una bella fasolada gratuita. Eccolo, quinta, quarta, terza. Tornantone, va benissimo anche la terza perché siamo in discesa. Grattatina di Parmigiano. E vai! Per le quattro ruote valeva la 500 di prima che abbiamo visto. Ma per le due, niente di meglio per queste strade. È un bel Vespino. Bellissimo. Madonna, ma ho visto di là la punta, è spettacolare. Visto, di là è meglio ancora. Porca miseria. Spettacolare, eh? C'è anche da dire che questi ragazzi qua stanno buttando dal ponte. Quanti saranno? Cazzo, l'ho perso, il prossimo. Il video non doveva finire attualmente qui in autostrada, però abbiamo avuto una sosta di circa un quarto d'ora appena presa l'autostrada perché la stradale ci ha fermato, o meglio, ha fermato entrambi ma puntavano a me. Mi hanno fatto qualche domanda tattica, ma ricaldo quel dettaglio, quell'altro dettaglio e quel dettaglio, quell'altro dettaglio, ne vogliamo parlare? Ne abbiamo parlato e poi diciamo che hanno chiuso entrambi gli occhi, ho avuto molta fortuna e sono attualmente con Noise direzione casa di Alessandro, ma stiamo tagliando praticamente tutto perché appunto dobbiamo recuperare il tempo perso. Ora noi ci vediamo al prossimo video dove staremo ancora con Fabio, Alessandro e Matteo, che li vedrete nel prossimo video, direzione prima Trentino e poi Austria Gross Glockner. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanina per rimanere sempre aggiornati, così non vi perderete nessuna puntata futura. Ciao ragazzi. Mamma mia, c'ho ancora il cuore in gola. Porca miseria.